A 71 anni della scomparsa, Francavilla Fontana, grazie al Centro Culturale Rosa Tardio, ha celebrato un suo concittadino, Francesco Ribezzo, apprezzato e riconosciuto per i suoi studi scientifici a livello internazionale, per essere stato un glottologo, epigrafista, etruscologo e messapologo. Per il docente universitario e ricercatore, due iniziative si sono tenute in collaborazione con l'amministrazione comunale. È uno studioso che ha fatto grande la nostra terra, che abbiamo voluto e vogliamo far conoscere ai nostri ragazzi, nella convinzione che le sue opere, la sua vita, il suo insegnamento possa aiutare i ragazzi per il presente e soprattutto per disegnare il futuro loro e della nostra terra. A Castello Imperiale si è tenuto un convegno che ha visto come relatore il professore Domenico Camarda, che ha, con dovizie e particolari inediti, ripercorso la carriera dell'illustre ricercatore e studioso francavillese. È importantissimo ricordare questo personaggio di Francavilla, che era conosciuto a livello, diciamo, internazionale, e a Francavilla lo si ricorda soltanto come glottologo e basta. Invece ha fatto molto per la cultura, non soltanto dell'Italia, ma anche di Francavilla, ed è bene che i giovani sappiano questa presenza nella cultura italiana che è stata fondamentale. Nella villa comunale di Francavilla è presente un busto raffigurante Ribezzo, opera dello scultore locale Raffaele Argentieri. Da domenica scorsa in via Simiana è presente un'epigrafe dedicata a Ribezzo, dove nacque nel 1875.